un secondo, perché adesso non sono tanto d'accordo con quello che hai detto, mi veniva in mente solo sulla differenza salariale. È vero che le donne fanno più fatica a trattare, a negoziare, quindi ad imporsi e a chiedere. Mi viene in mente appunto la famosa sindrome di Cenerentola, che poi è quello, diciamo, quella sindrome che è stata messa in evidenza negli studi, in alcune ricerche, tra l'altro anche sulle parlamentari di destra e di sinistra, cioè il fatto che spesso prevalga nelle donne, in particolare in quelle di sinistra, il fatto di essere sempre un passo indietro rispetto a chi le ha portate e di far mandare avanti sempre il capo bastone. Mentre le donne di destra sono meno inclini alla sindrome di Cenerentola e tendono di più a usare aggressività e appunto così presenza diretta e a imporre un proprio ruolo. Per cui c'è anche un lavoro che va fatto, a mio parere, anche su se stessi, cioè non bisogna vergognarsi di sbagliare, non bisogna vergognarsi di fallire, perché moltissimi uomini sbagliano e falliscono. Bisogna avere anche il coraggio di chiedere e di fare delle cose, insomma. E l'ultimissimo suggerimento, si diceva, le difficoltà anche nei salari rimandano e soprattutto ai vertici. Mi raccontava recentemente una giuslavorista, mi diceva che oltre alla locuzione il soffitto di cristallo, per cui ti blocchi, c'è un soffitto che frena la tua crescita, adesso c'è anche l'espressione il precipizio di cristallo, cioè in situazioni in cui non c'è proprio più niente da fare, tipo banche che falliscono, aziende che chiudono, o situazioni per cui si va a cercare veramente l'ultima spiaggia. Spesso l'ultima spiaggia è la donna, cioè vengono affidate a donne perché si dice ma tanto, qui non ce l'ha fatta nessuno, magari ce la fa lei, oppure insomma ce la fa una donna, la facciamo fuori, ci mettiamo una donna, per cui questa cosa mi ha molto colpito. Quindi c'è un cammino.